adesso parliamo del tavolo di lavoro web, dove parleremo io e Cristiano, che abbiamo partecipato alla formazione proprio del sito. Non c'è questa sera Claudio, che è diciamo, l'admin più presente, che ha più tempo da dedicare al sito, e adesso Cristiano vi presenterà brevemente la nostra, diciamo, la certificazione che vi stiamo chiedendo in questi giorni per permettere a tutti di votare in un modo più sicuro, più forte. Collegandomi proprio al discorso della logistica, ad esempio, la procedura di certificazione che abbiamo messo in piedi ha coinvolto ovviamente delle persone che erano in qualche modo indicate come referenti di logistica, così, perché comunque sono reperibili, offrono disponibilità, sono conosciute, hanno già strumenti per fare alcune cose, quindi ecco, collegandoci al discorso della logistica, anche avviare una procedura che è quella di raccogliere i documenti in tutti i municipi, sono state indicate 19 persone responsabili del trattamento dei dati personali, rientra anche quello in una procedura di logistica. E questa procedurina, secondo me, è all'avanguardia rispetto a quanto fatto dal portale nazionale, che al momento ha solo accolto i file dei documenti via web e non ha avviato un vero riconoscimento visivo del documento alla mano. La stiamo facendo qui a Roma, spero che più o meno la maggior parte di voi abbia già provveduto al caricamento online del documento, poi abbiamo stampato gli elenchi eccetera, quindi chi vuole completare la certificazione stasera lo può fare, anzi è un'occasione per farlo, anche perché questa certificazione consentirà all'utente certificato di partecipare alle votazioni a tutela dei voti di ciascuno di voi. Non c'è non è una barriera, anzi prendetela come veramente un'avanguardia, perché nessuno riesce a dare un voto completamente aperto a tutti, però allo stesso modo tutelandosi dalle frodi informatiche, dai troll, dalle informazioni malevole. Quindi spero che la votazione, l'identità, l'account si può chiamare anche Gigi Marzullo. L'evidente si può chiamare Tex Wheeler, Gigi Marzullo, online non c'è nessun problema, perché può anche riservarsi di non comparire per ragioni sue, ce ne sono a bizzeffe. Però dietro a quel nome utente c'è un nome e cognome reale, con un documento reale, e quindi siamo sicuri che lì dietro c'è una votazione, che si è fatto vedere, eccetera. Ovviamente uno cerca sempre di non è che io lo so, lo sapranno tutti. Chi vota, il voto è trasparente. Chi vota, è voto palese. Chi si prende la responsabilità di votare qualcosa, qualcuno, qualche provvedimento, qualche delibera, qualche punto di programma, ci mette il nome utente, diciamo. Okay. Quindi la reputazione internet, la traccia è trasparente, e questo è il ragionamento che dobbiamo fare. Palese, perfetto. E c'è un particolare? È stato un gruppo di persone che si è dato da fare per elaborare appunto il gruppo sondaggi, per elaborare una proposta che desse qualsiasi caso, insomma, che desse delle garanzie proprio in funzione del voto online. In questo momento, non so se molti lo sapranno, ma non è possibile avere questa garanzia per una votazione online, tranne che con questa procedura di autocertificazione, nel senso che al momento che tu invii un documento e vieni comunque riscontrato sul territorio, sappiamo che questo documento è legato alla persona reale, che è lei, siamo in grado di avere votazioni anche a livello municipale. Comunque non c'è l'alternativa, anche perché comunque se ci fosse stata l'alternativa in paesi più evoluti come gli Stati Uniti avrebbero già fatto le elezioni online, ma la stanno ancora studiando, probabilmente anche loro non hanno trovato la soluzione.
ci siamo portati, come diceva lui lo diceva Cristiano, molto avanti, perché lo stesso portale nazionale certifica, ma non ha questa possibilità a livello nazionale naturalmente di certificare le persone sul posto, e per cui noi siamo sicuramente più avanti di quello che ha fatto lo staff in questo senso. E non c'era alternativa, questo è l'unico modo, ma a garanzia di ognuno di noi, se veramente vogliamo che le proposte vengano comunque portate su per una votazione dove contribuiscono persone reali, abbia comunque un risultato effettivo, questo era l'unico modo. E i dati vengono trattati dalle persone, come ha detto Cristiano, che sono state scelte, ma comunque c'è un confronto, utente che si iscrive e chi li riceve, di fatto voglio dire le garanzie sono sia da una parte che dall'altra, perché chi presenta si presenta al banchetto e può dire mi sono presentato, dall'altra parte c'è solo un ricevente che non ha altro compito insomma in questo senso, no? E nessun potere, perché comunque c'è un riscontro dall'altra parte che può dire benissimo perché non mi certifichi, insomma, cioè non c'è un conflitto tra le due parti in questo senso. E niente, tutto qui. Scusa, l'autocertificazione che abbiamo fatto adesso, le domande vanno sempre, chiudo questa e poi facciamo 5 minuti di domande. Ma gli utenti certificati possono votare subito? Aggiungo solo ovviamente la certificazione è anche un lavoro che ci portiamo avanti per quanto riguarda poi la composizione delle liste in futuro, quindi già ci avremo a disposizione tutto il pacchetto eventuale, chi verrà indicato, chi sarà chi farà parte delle liste, già c'è un lavoro dietro che possiamo sfruttare. Questo comunque non preclude il fatto che chiunque possa partecipare. Cioè, se vuoi votare devi dare un'identità, d'altronde funziona così dappertutto, ma non preclude il fatto che se una persona vuole partecipare e non votare si iscrive al forum e continua a collaborare in qualsiasi caso. Si può parlare dopo o adesso? Dopo. Ora diciamo, con questo abbiamo concluso. È stato fatto per tutelare il voto di persone che si impegnano, che partecipano e vogliono andare avanti. Chi si iscrive al movimento si iscrive per un'idea nuova, per un'ideologia fantastica. Spesso però arriva il furbacchione che vuole provare a destabilizzare. Adesso ne stanno entrando tanti. Dopo due ore, ma oggi le tecnologie ci permettono di evitare queste intrusioni. Ora Paolo prima diceva, è la più sicura. Nell'informatica, io lavoro in informatica, non c'è nulla di sicuro, è un gran casino. Fin quando la macchina non è da mille pezzetti possono fare di tutto. No, aspetta, però parlavamo prima della certificazione, permettere alle persone di certificare un unico voto. Abbiamo, cioè, delle persone hanno fatto delle figure becere, dove hanno provato a fare degli account, ed era la stessa persona che si autopubblicizzava, diceva quanto sei bravo, dopo due ore è stato smerdato, è stato proprio cacciato via, perché con la coda tra le gambe se n'è andato, perché oggi le tecnologie ti avvertono, ti fanno rosso, attento, questo sta usando con 10 account lo stesso IP. Banale, perché oggi c'è certificazione, cioè andare su un sondaggio e votare con gli strumenti semplici, tu con due stupidaggini voti 10 volte. Quindi l'abbiamo evitato, ci siamo messi. Chiunque voglia poi partecipare, perché ogni conoscenza di ognuno è preziosa, no, pure se dite, secondo me è una stupidaggine, magari è un'idea che esce fuori, quindi scrivete, incontriamoci, proponete incontri, perché il forum è fantastico, ma c'è troppa confusione, quindi serve anche l'incontro, dove poi concretizzare, portare avanti le cose.